Ascoltatori dall'Alo Zemeckis di Radio Chuck, altro giro, altra intervista. Siamo qui con una nota attrice di cinema, di teatro, cantante, Paola Lavini. Ciao Paola, ben trovata. Buonasera. Buongiorno e buonasera a tutti, ben ritrovati a voi, alla mia Calabria, insomma. Siamo qui appunto con te perché ci parli tra l'altro di un film prossimo di uscita, infatti uscirà il giorno 7 febbraio nei cinema, che è Gli anni belli, che vede l'esordio alla regia di Lorenzo D'Amico De Carvaio, no? E è prodotto da Bendico. Sì. Tu chi interpreti in questo film? Allora, dico poche cose perché poi spero che la gente possa vederlo. Quindi intanto siamo una coppia, io e Beppo Storti, insomma, diciamo che siamo una coppia, già a dire così, Paola Lavini e Beppo Storti insieme, insomma, spero di attirare un po' di attenzione. Siamo una coppia verde, che non vuol dire green, che è un termine molto usato in questo periodo, però dai vestiti che vedrete un po' online capirete il perché. Io sono una sorta di, l'abbiamo definita, un po' di Sant'Anché? Un po', così. Un pochino. Ovviamente è una commedia liberamente ispirato a dei personaggi che conosciamo tutti. Siamo fortemente del nord, ma con un risvolto finale che non posso rivelare, se no qua ci cade il film. Siamo una coppia verde, nel senso che un po' anche come scelta registica, come scelta anche insieme ai costumisti, c'era da creare varie coppie, e la nostra è la coppia che fisicamente è molto connotata a verde. Siamo quelli del nord che vengono in vacanza al sud, diciamo. E potete immaginare che si scatena. Cosa viene fuori, insomma. Ma sì. Ci puoi raccontare brevemente, così, più o meno la storia, un pochino la trama dei nostri ascoltatori? Guarda, intanto principalmente è un film fatto di giovani, sono i meravigliosi anni 90, 1994, gli anni belli per il regista, soprattutto perché lo dice spesso nell'intervista, sono i suoi anni in cui c'era tutto un clima italiano di benessere, però anche in quella situazione comunque i giovani devono sempre trovare qualcosa per, no, per fare la rivoluzione, quando si sta pure bene, no? E quindi intorno alla protagonista, che non è mia figlia ma è la figlia di Maria Grazia Cucinotta e Nini Boschetti, che fisicamente sono più colorati di rosso, quindi lo dico. Intorno a lei ci sono una serie di ragazzi, lei è quella che potremmo dire, per quanto mi riguarda, una sessantottina, ovviamente negli anni 90, quella che insomma non si arrende di fronte ai diritti repressi, diritti non fatti valere, essendo una femminuccia potete anche lì capire, immaginare cosa va incontro, però sempre con molta leggerezza perché è un film comunque molto divertente. Come quelle, io non mi ricordo quando andavo all'università, quando andavo a scuola, si faceva la rivoluzione per tante problematiche, a volte più impegnate a livello politico, a volte anche per un bignè, insomma, nel senso che non, la crema nel bignè che non era buona. Vi lascio un margine così di immaginazione, altrimenti il film ve lo svelo. Quindi c'è una leggerezza intorno a questa ragazza, ci sono i suoi compagni, proprio compagni in quel senso là, e tutto si svolge nella Calabria, in un campeggio, per cui tutto quello che vedrete è ovviamente fortemente bello, perché nel campeggio succede ogni cosa, è bella, insomma, anche quando non si sta bene, ma si sta bene lo stesso. Ma tu sei un tipo da campeggio o sei più per le comodità? Ma guarda, sto cambiando un po', vado a periodi. Comunque ho fatto tanto campeggio all'età della protagonista, per cui avevo anch'io un fidanzatino che, essendo squattrinati, si andava in campeggio in quell'epoca. Ma devo dire che il campeggio non è solo tenda, ma in tarda età, cioè tipo 4 anni fa, forse 3, ho scoperto la bellezza di certe roulotte che sono enormi, che sono come delle case, quindi in realtà poi sono anche comode, a meno che tu non vada nell'iglu oppure insomma in tende molto piccole. Quindi in realtà, ecco, in questo tipo di campeggio ci sono proprio delle case, delle famiglie che stanno dentro ai campeggi, poi ci sono anche delle piccole case nei campeggi, però è bello perché c'è la comunità. Ovviamente come personaggio potete immaginare che noi rompiamo i cosiddetti, perché vogliamo, venendo dal nord, ci aspettiamo, ecco, questa cosa un po' più, ecco, un po' più agevole, un po' più di comfort, che non ci sarà, però, che non ci saranno. Ma io amo lo stare insieme, il condividere i bagni, condividere l'asciugacapelli, il condividere la spazzola, il condividere gli asciugamani, mi piace molto, questo mi piace. Quindi molto. Quello che è proprio il rapporto di socialità, di costruzione della stessa, no? Ma pur di passarsi col vicino alla caffettiera, condividere il gioco di carte la sera, quindi questo mi piace molto. Poi tra l'altro noi, avendo girato là, siamo stati anche a dormire in quel campeggio, quindi abbiamo ricreato una situazione simile a quella che
stavamo facendo nel film, quindi le scialate proprio. Ecco, vedi, il termine corretto, le scialate, esattamente. Naturalmente insieme a noi c'è anche Martina, ciao Martina. Ciao. A questo punto io ti domando subito com'è stato lavorare in un cast che da una parte ha affermato, dall'altra invece è ricco di giovani, quindi ci sono attori già avviati pienamente nella propria carriera e anche tu, e giovani, persone giovanissime che probabilmente si cimentano le prime volte, quindi com'è stato di stare sul set con questo dualismo? Guarda, una bellissima par condicio, nel senso che no, a parte che, allora io faccio fatica a parlare dei set perché io adoro fare l'attrice, quindi non ho grosse difficoltà con i miei colleghi, con l'età, con le situazioni, quindi premettendo che innanzitutto i giovani portano una ventata di energia, per cui immaginarti questi quando si potessero divertire quel campeggio, no? Quindi noi adulti, più adulti, io mi divertivo con loro e spesso stavo con loro. La sera capitava proprio che mangiassimo tutti insieme, quindi c'era questa situazione che poi ricreavamo il giorno dopo nel set. Però poi c'è stata ovviamente anche l'incontro con Maria Grazia, che non conoscevo, che è stato bellissimo, una donna spettacolare a livello proprio umano. Rosaria Porcaro, con tutta la sua lentezza napoletana, l'ho sentita pure ieri al telefono, insomma mi fa proprio, io addirittura le ho detto: guarda che io studiavo con te il napoletano, sapete che io faccio diversi dialetti e mi piace tantissimo come comica, e mio marito Bebbo Stordi, che sembra sempre uno molto brusco, in realtà continuiamo a sentirci, ci vogliamo bene, cioè si è creato un bel rapporto, perché a me piace stare con gli attori, mi piace. E tant'è che poi, devo dire la verità, con la protagonista femminile sono andata proprio in spiaggia a farmi il bagno, proprio così, non ho fatto la VIP, anche se in un trailer si vedrà che noi prendiamo in giro i VIP, ma poi. Però diciamo, piace sempre l'energia dei giovani, lo dico sempre e qui lo ribadisco, perché i giovani come questi ragazzi, perché non mi sento ancora vecchia, scusate, ma assolutamente hanno un'energia da vendere, quindi è molto bello stare con loro. Sì. Non hanno tante sovrastrutture, ma io intendo proprio anche a livello umano, non solamente a livello lavorativo, quindi è un godimento. Poi sono molto bravi, la protagonista femminile è molto brava e tutti gli altri tanto, per cui insomma lavorare anche con dei giovani bravi non è facilissimo sempre, invece Lorenzo ha fatto un ottimo cast, ha proprio fatto scelte mirate, belle. Avete cooperato in modo equilibrato allora. Sì, no, quello sì, sicuramente. E allora mi viene spontanea fare un'altra domanda che avevo preparato, visto che tu hai detto che sei stata con i giovani, quindi a questo punto ti domando se in qualche modo, anche vista la storia del film, gli anni 90, se tu in qualche modo come persona, non come personaggio, ti sei rivista in quel mood degli anni 90, se eri rivoluzionaria anche tu, se hai fatto qualche analogia con te stessa. No, aspetta, io proprio sono la protagonista, cioè, sono lei, cioè io quando ho letto la sceneggiatura ho detto ma vorrei farlo io, ovviamente non ho più l'età, proprio ero così. Cioè, ma ancora mi chiamano sindacalista per quelli che proprio, cioè, ma non solo sui set, nel senso sul mio lavoro, ma anche nella vita, che proprio io mi batto per i diritti degli altri, miei, quindi assolutamente sono come quella protagonista. E a scuola ero forse, no, lo è anche lei, vabbè, ma per altre motivazioni, secchiona, ma allo stesso tempo per i diritti io, ma ancora ci rimango dentro proprio, come si dice, quindi vado a capirla, a sviscerarlo, mi batto, vado a fare la rivoluzione, oggi un po' meno, oggi ho un po' più di pace, forse, ma dentro di me sono una rivoluzionaria. Proprio. Ma c'è la generazione nuova, non tanto la classe, diciamo, 90, quindi sul finire del secolo, quanto piuttosto quella nuova che non si rifà a mettere i piedi in testa così facilmente, anzi li vedo molto combattivi ed è un'ottima cosa rispetto a noi. Mi ci metto con la vecchia, che siamo un po' più addormentati, dai, diciamo così. Carinissimi. No, dai. Però chiaramente Lorenzo ha tratto il regista, è la sua storia anche, no? Sì. Sono gli anni 90, quindi è la sua storia, io mi sento in comunione con lui in quello che ha scritto, e sicuramente quando l'ho letto gliel'ho proprio detto, lui lo sa, guarda, io sono la protagonista, cioè, facevo quello quando ero più giovincella, ma ribadisco anche adesso. Non sto mai testa. Quindi lei praticamente è il tuo alter ego. Ti dico, con un po' più di saggezza, ovviamente. Va bene, naturalmente.
certo. No, tra l'altro lei ha anche la protagonista, proprio perché vorrei che chi va a vederlo ci identificasse, è anche un po', non è la femminuccia così, no, tutta caruccia, insomma si fa vedere anche fisicamente, col pantalone, senza troppo trucco, e io ero così, quindi, e sono ancora così. Sono una ragazza come tante, molto brava, e vorrei che ci si ritrovassero tante ragazze giovani, sì, ma anche le ragazze sì, sì, un po' meno giovani. Diciamo che non ci sono quelle impalcature, no? È proprio come diremmo noi, acqua e sapone, molto schietta, molto, diciamo, che crede molto proprio nei suoi ideali, in quello, e cerca di perseguirli il più possibile, sì, no? In certo sì, senso. Sì. Ecco, visto che tu parlavi prima giustamente della Calabria, no? Vorrei sapere qual è il tuo rapporto diretto con la Calabria, perché hai comunque, al di là di quest'ultimo film, hai anche avuto altre produzioni, altri film girati in Calabria, o comunque che hai raccontato la Calabria in un certo senso. No, ma io ho i Natali praticamente in Calabria, a parte che ho una parentela che vive a Palmi. A Palmi. A Palmi, ok. C'è l'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria, c'è la PC anni fa, non diciamo l'età, però insomma, quindi venni proprio in Calabria a studiare, e poi la Calabria mi ha dato proprio tantissimo a livello cinematografico, perché ho fatto tante cose lì molto importanti, e come Il Corpo Celeste di Alice Rohrwacher, come Munzi, Anime Nere, e sì, come Il Miracolo, che è la serie su Sky importantissima, e poi in tutte queste, diciamo, commedie mi accento calabrese lo sto usando diverse volte, magari passo da un accento all'altro, però insomma è quello che mi ha dato più gioia a livello proprio di set, nel senso che ho fatto più film in calabrese, cioè addirittura c'è un film in particolare, ma mi piace nominarlo, fatto proprio con la gente del posto a Reggio Calabria, Shocking Marriage, il matrimonio più sconvolgente della storia, ha vinto premi in India, stiamo andando a Bollywood, per dire, in calabrese. Servono nemmeno i sottotitoli, mi sa. Capisco. No, allora, questo non è in dialetto stretto, è quella cadenza di Reggio Calabria, okay, che è diversa da quella di Catanzaro, che è diversa da quella di Cosenza. Sì. Ho però girato proprio l'estate scorsa un altro film che è un'altra commedia di Luca Luccini, abbiamo girato ad Altomonte, quindi conoscete bene, nel Pollino, sopra anche, insomma, ho fatto un po' il giro della Calabria. E anche nell'altro film c'era Ninni Bruschetta, così, così. Vabbè, ma immagino vi siate trovati bene a lavorare insieme anche su sé, sì, sì, professionisti come voi. D'accordo, ma sì, già detto, non li conoscevo personalmente nessuno dei protagonisti, nessuno, né quelli grandi né piccoli, personalmente a livello proprio di dialogo, ma ribadisco, ci siamo trovati molto bene, sono belle persone secondo me. Poi con Bebbo ci sentiamo proprio facciamo i simpatici al telefono. Bebbo Storti è mio marito nel film. Volevi aggiungere qualcosa, Marti? Io volevo, a proposito della Calabria, volevo domandarti se appunto il dialetto calabrese in questo caso, visto che il film è stato anche girato qui nel Catanzarese, Borgia, insomma, su più territori, se la conoscenza del dialetto ti ha aiutato a calarti meglio nella parte a questo punto. E non posso dirtelo, perché sennò svegliamo troppi segreti. La facciamo più generica. Se la conoscenza della cultura calabrese, sì, ti ha aiutato a calarti di più nel personaggio. Ecco. Assolutamente sì, no, questo senz'altro. Diciamo che poi il calabrese, che ribadisco, è diverso tra Reggio Calabria e Paola, c'è un abisso, lo dico. Sì. Alla fine si fa sempre, in questo tipo di commedie, non è come Anime Nere che abbiamo girato ad Africa, quindi ci voleva il dialetto di là specifico, è ovvio che cerchi un calabrese comprensibile, più o meno, poi magari diranno, insomma in questo caso era un calabrese generico, so benissimo che c'è un'idea del calabrese italiano come quello con l'aspirazione, che quando poi mi trovo a fare quello di Reggio Calabria dico no, non è calabrese, è quello di siciliano, e so benissimo che Reggio Calabria praticamente è sulla punta di fronte a Messina, quindi va verso la Sicilia. Però certamente non solo la cultura, poi ho mangiato proprio cose calabresi, io mi mando l'anduia e me la mangio così, cioè proprio ormai non la temo, mi cura l'anduia. Anzi, me la faccio inviare. E fai bene, perché questa va bene sul pane, va bene nelle varie pietanze, va sempre bene, no? La pizza, in un certo senso. Ma poi devo dire, vedi.
senza scherzare, ma comunque continuando in questo modo allegro, la Calabria è sempre molto accogliente, cioè il calabrese medio, chiamiamolo così, cerca sempre di dare aiuto quando può anche sui set, quindi in Calabria si possono fare cose che forse a volte a Roma non si potrebbero fare, nel senso che si trovano sempre delle soluzioni. Manca qualcosa? Vado a chiedere a chi do da, che do can, domani chiudiamo! Non so com'è, ma si riescono a trovare anche dei quadri, mi ricordo, impensabili. Insomma, in Calabria c'è questo tipo di attività intorno. Se si sa che si sta facendo un film, tutti si attivano, il paese si attiva, cioè tutti proprio. Sì, sì. Tutti voglio anche essere presenti nel film, se potesse. Sì. Ecco, c'è anche questo... sì, no, c'è anche questa richiesta di comparse, diciamo. Ci sta, più o meno esplicita. Tutti. Ti invitano tutti a mangiare a casa, come se fosse uno della famiglia, no? Proprio è così. Ogni film che fatto... In senso positivo il calabrese è un po' invadente. Ma guarda, però ogni... Allora, invadente è un brutto termine. Cioè, è presente. Che è presente. No, però vuole partecipare. Devo dire che insomma partecipa, però anche dando una grossa mano. Io per esempio col dialetto, che poi volevo farle uno proprio del posto, mi sono messo a parlare con il portiere dell'hotel, con quell'altro. Ma vieni qua, registriamo qua. Quindi insomma, in ogni situazione trovo sempre delle collaborazioni molto importanti, belle. E rimangono delle amicizie nel tempo. Certo, il minimo. E quindi Paola, visto che tu comunque sei, come dire, un'attrice, come dicevamo prima, tutto tondo, ma comunque sia di lunga carriera, vorrei farci una domanda che un po' si discosta magari da quello che era il film, appunto, gli anni belli, e vorrei chiederti, tra i tanti personaggi dello spettacolo, attori o registi che hai incontrato in questi anni, quale è stato quello o quella che più ti ha insegnato qualcosa, ti ha lasciato qualcosa? Oddio, è sempre una domanda a cui rispondere veramente, è praticamente impossibile, perché veramente non voglio essere solamente corretta, ma proprio che ognuno ti lascia qualcosa. Certo. Dire che c'è qualcuno sarebbe fare uno sgarbo, perché ogni volta è una crescita. Ci sono incontri importanti, ma insomma potrei dirti Alice Rohrbacher è stato un incontro importante, perché è stata un'opera prima importante, è stata una conoscenza ancora di più. A conoscenza di Reggio Calabria, della mia Calabria, che mi ha poi dato successivamente tante cose, ma dirti che proprio devo dire, insomma, grazie a tantissime persone nel campo del cinema, nel campo anche del musical, perché prima di fare cinema ho fatto tanto musical, ho lavorato con tante compagnie, da Massimo Pipero all'Arancia, insomma, compagnie importanti, ho fatto I Promessi Sposi allo stadio di San Siro con Michele Guardi e Pippo Flora. E insomma, cose belle, cose che rimangono dentro, che ti fanno crescere, quindi sono un po' banale, ma che devo dire? Una, devo dire, no, è un po' faticoso, è impossibile. Devo dire però, posso fare outing, devo dire anche grazie a me. Diciamo che ogni volta uno si fa sempre un'autocritica, invece insomma sono stata capace, secondo me, fino ad oggi, vorrei dirlo così, è una bella carezza che mi faccio, ma anche agli artisti, no? Quello di dire, vabbè, ho una bella pacca sulle spalle, sei stata brava a cogliere da ogni persona, a trarre un beneficio, un insegnamento. Diciamo che in generale è andata così e sta andando così. Però devo dire, tutti per me, anche i nomi meno conosciuti, sono persone che mi insegnano cose. Io sto sempre molto in ascolto, molto. O anche se non sempre... Poi quindi sei molto ricettiva in quei termini. Tantissimo, ma con i dialetti sapete che ne faccio tantissimi, con le lingue straniere. Sì. Per cui sto per forza in ascolto, però è anche una mia bellezza, non è che per forza, cioè mi piace farlo, mi piace stare in ascolto. Quindi se la nostra... ospite d'accordo, io proseguirei facendo con lei un piccolo gioco, facciamo una torre, sì? Dove appunto noi ti diciamo una serie di nomi a coppie di due e tu scegli quale tenere e quale buttare giù, naturalmente. È perfida, proprio perfida, e vai, visto che siamo buoni però più o meno, ti diamo la possibilità di skippare o comunque di saltare con un bonus. Quale tra queste preferisci non rispondere, insomma? Addirittura, vabbè. Okay. Eh sì, dai, comincio io allora. Ok. Allora, cinema o teatro? Cosa tieni? Cinema. Ok, allora, commedia o dramma? Cosa butti giù? Nessuno. Cosa tieni? Nessuno. Quindi ti do un bonus, ok.
posso dirti adesso, oggi ti dico butto giù il dramma perché mi piace fare la commedia negli ultimi due mesi, però poi mi tramposto per iniziare un altro film dramma, per cui che, insomma, se devo scegliere, se possono usare il bonus. Okay. Ok, va bene. Poi, visto che si parlava di dialetti prima, dialetto emiliano o dialetto calabrese? Che bastardi. Siamo pensati apposta. È ovvio che... Allora, io, siccome sembrerei sono una lecca, dico l'emiliano, perché se no sembra che ve lo dico perché siete calabrese, non è corretto. È giusto, va bene. Però mi ha dato più cinematografia il calabrese, in assoluto. Ok. Quindi dico grazie alla Calabria, anche se lo hai capito. Ne arriva un'altra, Antonio Albanese o Elio Germano? Ti butto giù, mamma mia. No, qui veramente, ma sono due mondi opposti. E appunto, questo è il bello. Bonus ancora o no? Nessuno si offende. Ce lo teniamo. No, nessuno si offende. Esatto. Sono due mondi che io abbraccio entrambi. Come faccio? Sì. Butto giù Elio Germano perché dico, aspetta, lo butto giù perché vorrei essere Elio Germano al femminile, finché esiste Elio Germano io non posso emergere, ecco. Anche se lo butto perché non volevo nascondermi, lo sapete, abbiamo fatto un lavoro immenso, per cui sì. lo stimo tanto, lui lo sa, io ho sempre dichiarato di voler essere il suo alter ego, lui al maschile e io al femminile. Antonio Albanese è un'altra cosa, cioè nel senso, lo teniamo. Ma Antonio Albanese è un mondo di completamente diverso, nel senso che non è solamente un attore, è un regista, crea personaggi, insomma, sì. È un mondo, crea addirittura parole, crea un dialetto calabrese suo, insomma, è un tutto altro suo, sì. Tutto suo, cioè, quindi viva Antonio Albanese. Vabbè, allora la prossima è semplice, comunque credo lo sia, ma sì. Disney Pixar o Disney Classic? Classic. Ok. Posso procedere con l'ultima, ma... Prego, prego. Allora, tra due registi, Garrone o Sorrentino, quale tieni? Tengo Sorrentino. Ok. Fantastico. Ma una cosa da niente. E perché? No, dai, sono curioso. Guarda, allora è impossibile non amarli tutti e due. Premettendo questo, però Sorrentino l'ho sempre seguito dai primissimi esordi, quindi io credo che sia un prima ancora che avesse tutta questa notorietà, questo successo, sì, anche mondiale, che comunque anche Matteo Garrone. Mi piace moltissimo il fatto che sia molto sempre coerente con se stesso, con i primi film, e anche ora che è Sorrentino in the world, continua a essere quel Sorrentino lì in coerenza con le sue tematiche, il suo modo di scrivere, il suo modo di esprimersi, usa dei volti che io amo molto, usa la musica come personaggio, non come sottofondo, come personaggio dei suoi film, e l'ho seguito veramente sempre dai suoi esordi, per cui piacerebbe essere una sua protagonista, anzi non diciamo il condizionale, voglio essere una protagonista di Sorrentino. Noi ce lo auguriamo, naturalmente. Non è detto in napoletano, anche in inglese, insomma. O qualsiasi altro dialetto italiano, probabilmente, visto che comunque sei capace di parlarli, penso, più o meno tutti, no? No, nel senso che lui lavora con, diciamo, con il mondo, quindi anche in inglese, principalmente i suoi film sono in napoletano, magari una cadenza napoletana, così, quindi per Sorrentino posso fare anche il francese, il russo, il marocchino, l'arabo. Ovviamente. Senti, prima di congedarci, no, io ho ancora due domande, in realtà, anzi, una domanda e una richiesta. La prima è un invito ai nostri radioascoltatori, naturalmente, ad andare al cinema, perché c'è bisogno, naturalmente, ad andare a vedere il film in uscita. Sì. E poi, prima di congedarci, vorrei sapere i tuoi prossimi progetti, quelli immediati o nel futuro prossimo, insomma. Allora, il film, l'avete detto anche prima, esce il 7 febbraio, Gli anni belli di Lorenzo D'Amico de Carvalho, che ha una origine anche portoghese. No, ma c'è una coproduzione portoghese, c'è una... Sì. Insomma, cioè, è importante dirlo. Quindi andateci a vedere nelle sale, cinema è bello vederlo nelle sale, io proprio sono una sostenitrice della sala.
da Roma in giù e in su. So che verranno anche in Calabria, credo, a presentarlo i miei colleghi, anche sì. Il regista. Beh, la Calabria ci ha dato tantissimo in quel periodo. Quindi andate, vorrei dirlo molto ai giovani, nel senso che anche se non ha magari i supereroi, però i supereroi possiamo anche essere noi stessi. Ecco, quindi, una volta tanto. Anche una ragazza, rivoluzionaria, anche queste tematiche questo. Sono importanti perché avvicinano, insomma, siamo anche noi dei supereroi. Quindi è un film fatto con molto cuore, con molta famiglia. Quindi andate a vederlo perché questo si sente. Poi, per quanto riguarda i miei progetti, partirò con un altro dialetto, che è il barese, il pugliese. Un film che si chiama Mangia, di una giovane, Anna Piscopo, barese. Mi piace molto lavorare con i giovani, è una bella sceneggiatura, e quindi questo è quello che sto per fare. Diciamo che sono però in stand-by, o comunque in prossimità di uscita, alcuni progetti che ho già fatto. Se volete riciclo, sono Anima Bella, di Dario Albertini, che abbiamo presentato alla Festa di Roma. È un film molto bello anche questo, con una protagonista femminile, anche questa è una ragazza. Gli anni belli, Anima Bella, dai, tutto bello. Tutto bello. Probabilmente non è ancora certo, ma usciremo intorno a marzo. Poi che dire, poi ci sono Luca Lucini, girato anche quello in Calabria, Io e mio fratello, con tante stars dei giovani, quindi anche questo, con tanti giovani dentro e noi i genitori, è molto divertente, in cui anche io lì mi sbizzarrisco col calabrese, e in questo caso sono la moglie di Ninini Bruschetta, l'ex moglie, ha un amante, quindi per dire che cosa si scatenerà. Una madre rossa. Ah beh, allora... Straniera. E poi sono in uscita anche... Vabbè, ho in stand-by anche il film di Kim Rossi Stewart, girato l'anno scorso, che si chiama Brado, che non so dirvi quando uscirà. Ho girato anche un altro film nel frattempo, vedi che non sto mai ferma, che è L'Isola del Perduno, girato in francese, arabo, con Claudia Cardinale. L'abbiamo finito, in questi due anni è stata tosta portare avanti, no, un percorso internazionale, perché l'abbiamo girato in Tunisia, quindi potete immaginare che problemi, ma ce l'abbiamo fatta e probabilmente uscirà, insomma, o comunque diciamo andranno ai festival. Ci tengo a dire anche un altro progetto importante, perché stiamo lavorando con dei formati in verticale, quindi la novità del cinema, con un progetto, siamo protagonisti io e Fabio Fulco, la regista Inessa Gordei, che è Gordei in arte, che è russa, e abbiamo girato con vari formati e sarà presentato sicuramente, l'anno scorso l'abbiamo preannunciato ai festival, probabilmente a Cannes, l'abbiamo appena finito, guarda, la settimana scorsa, quindi lo stanno montando, sì. Quindi avrà i lavori di post-produzione, diciamo. Sì, ci sono lavori di post-produzione, sì. Sì, diciamo... Il progetto ve lo dirò se torneremo, cioè nel senso qualcosa è ancora in stand-by, nel senso che non si sa, l'uscita nelle sale lo sapete, che è un po' difficile, no? Capire che qualcosa slitta, perché adesso è ancora un periodo difficile, questo però... è. C'è da dire che ci aspetta, per fortuna, un lungo periodo nel quale ti vedremo in numerose, appunto, situazioni. Ah, posso ricordarti un progetto a cui tengo tanto anche, perché è un altro progetto un po' indipendente, un po' no, nel senso che sempre fatto da giovane, un giovane produttore, che si chiama La ballata sui gusci infranti. È un progetto a episodi in cui si parla, in modo anche questo leggero ma importante, del terremoto delle Marche, quindi un altro dialetto, quello dei Monti Sibillini, quindi io parlerò con un asino, così ve lo dico, perché, no, sarò veramente, sono stata immersa nella natura, perché in pratica in modo quasi, è un film molto poetico. Ci sono tanti protagonisti, Lina Sastri, Giorgio Colangeli sono in un altro episodio, Simone Riccioni e Caterina Sciula in un altro, poi c'è mio amico Murat, che è arabo ed è un protagonista di un altro episodio, Samuele Sbrighi, insomma ci sono vari episodi che sono diventati un film. Volutamente è un film a episodi, perché sono tanti punti di vista di come le persone hanno vissuto quel periodo, ma non è un dramma, è molto poetico, già dal titolo lo potete immaginare, La ballata sui gusci infranti. I gusci per la regista sono proprio le case che vengono a
No, a mangiare così. Beh. Però c'è un rapporto veramente molto bello con la natura nel mio caso, quindi ho scoperto anche queste origini contadine che ho, e quindi ho a che fare con mucche, con cavalli, con un'azienda agricola, con latte, è un progetto molto bello, sì. Ci troveremo anche in questo nuovo progetto. Vedo che comunque credi tantissimo anche nei giovani registi, anche alle prime esperienze comunque che si stanno facendo, ed è una cosa bellissima, un bel messaggio comunque da mandare. E vedo che comunque in generale in Italia qualcosina si sta muovendo anche in questo senso, perché si sta dando sempre più fiducia alle nuove leve, chiamiamolo così, del cinema, che spesso stanno tirando fuori dei veri e propri gioiellini. Questo è importante da dire, sì. Ma io tanto, voi lo sapete, ho fatto tante opere prima, insomma, prime, quindi partendo appunto, abbiamo prima parlato di Alice, Rockwacker, ma sì, anche di altri, così ovviamente la Calabria con lei, ma soprattutto questi giovani a me danno tantissima voglia di fare, di buttarsi, coraggio, ribadisco, non mi sento ancora vecchia, non mi fate fare la vecchia, perché proprio perché mi sento no. giovane, sono ancora così, come vedete mi fa piacere pubblicizzare anche progetti che sono un po' più indipendenti, ma che hanno un grosso valore per me e spero anche per il pubblico. Quindi sì, assolutamente. Noi ce lo auguriamo insieme a te, assolutamente, e ti ringraziamo e grazie Paola, grazie. Grazie. Alla prossima.